Gioite con Gerusalemme, voi che l'amate. Esultate per lei. Voi che avete partecipato al suo lutto, ora vivrete con lei tutta la sua felicità. Anche voi sarete saziati con le consolazioni che vi darà. Come neonati, allattati dalla madre, succhierete con gioia al suo seno generoso. Il Signore annuncia: dirigerò verso Gerusalemme un fiume di prosperità, la ricchezza delle nazioni come un torrente in piena. Avrò cura di voi, come una madre che allatta il figlio, lo porta in braccio e lo fa giocare sulle proprie ginocchia. Come una madre consola il figlio, io vi consolerò a Gerusalemme. Gioisci, sii contenta, Gerusalemme. Esulta di felicità, città di Sion. Guarda il tuo re, viene a te, viene sopra un asino, un asinello, puledro d'asina. Quando vedrete tutto questo, avrete una grande gioia e riprenderete vita come l'erba a primavera. Mancavano pochi giorni alla grande solennità della Pasqua ebraica. Gesù sapeva che ormai era giunta l'ora della sua passione. Con i suoi discepoli si avviò verso Gerusalemme. Giunti al Monte degli Ulivi, Gesù disse a due dei suoi discepoli: andate nel villaggio qui di fronte. Appena entrati troverete legato un asinello che non è mai stato cavalcato da nessuno. Slegatelo e portatelo qua. Se qualcuno vi domanda che cosa state facendo, ditegli: è il Signore che ne ha bisogno. Gesù salì sull'asino che i discepoli gli avevano portato. Intanto molta gente era accorsa e piena di entusiasmo accompagnava il corteo verso la città. Attorno a lui si accalcavano uomini e donne che già lo avevano ascoltato nei loro villaggi o nelle loro città. Venivano anche stranieri, ebrei greci
che visitavano Gerusalemme per la Pasqua e pagani in cerca di un diversivo o mossi da un'inquietudine profonda. Parlando alla folla, Gesù diceva: camminate mentre avete la luce, sicché le tenebre non vi sorprendano. Mentre avete la luce, apritevi alla luce per diventare suoi figli. La gente non capiva. Il Signore parlava di se stesso, della sua morte imminente, dell'ora delle tenebre che stava per giungere. Diceva ancora: ricordatevi che chi ama la propria vita la perde, e chi ha il coraggio di non curarsene la conserva per la vita eterna. Parlava di sé, del coraggio che doveva avere e che dovevano avere i suoi discepoli, e spingeva tutti ad avere più fede in Dio. Abbiate fede. In verità vi dico, tutto ciò che domanderete al Padre vostro nella preghiera, con la fiducia di ottenerlo, vi sarà dato. Se uno non ha dubbi nel suo cuore sul fatto che Dio lo ama, potrà dire a questo monte: levati e buttati in mare, e questo accadrà davvero. Spiegava tuttavia che anche la fede è vincolata alla carità. Ma quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché Dio vostro Padre che è nei cieli perdoni a voi i vostri peccati. Poi venne guidata dalle madri una folla di bambini. Si stringevano gridando attorno a Gesù, e lui poneva loro le mani sul capo e li benediceva. Lasciate che i bambini vengano a me. Il regno di Dio appartiene a quelli che sono come loro. Sì, ricordatelo, chi non l'accoglie come fanno loro non entrerà nel regno. Molti di quei piccini avevano in mano fronde di palma e le agitavano gridando: Osanna al figlio di Davide. I capi dei sacerdoti e i maestri della legge si arrabbiarono per questo e dicevano a Gesù: ma non senti che cosa dicono? Falli tacere. Se li farò tacere, parleranno le pietre. Non avete mai letto nella Bibbia queste parole: dalla bocca dei bambini e dei fanciulli ti sei procurato una lode. Stolti, ricordatevi, se qualcuno scandalizza un bambino, meglio per lui che gli legassero al collo una pietra da mulino e lo buttassero in mare. Poi il suo sdegno sembrò diventare incontenibile. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete agli uomini il regno dei cieli. Non ci entrate voi e non lasciate entrare quelli che lo vorrebbero. Guai a voi, ipocriti maestri della legge e farisei. Voi fate lunghi viaggi per terra e per mare, pur di riuscire a convertire un solo uomo. Ma poi, quando lo avete conquistato, lo fate divenire degno dell'inferno.
Guai a voi, guide cieche, che pagate le tasse al tesoro del Tempio, ma poi trascurate i punti più importanti della legge di Dio: la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Voi siete come tombe imbiancate. All'esterno sembrano bellissime, ma dentro sono piene di ossa e di marciume. Voi costruite monumenti per i profeti e dite: se noi fossimo vissuti ai tempi dei nostri padri, non avremmo fatto come loro che hanno ucciso i profeti. E invece voi state portando a termine quello che i vostri padri hanno cominciato. Serpenti, razza di vipere, come potrete evitare il castigo? Thank you.